e 3 mesi di reclusione. Ricorderete i fari delle nostre coste offerti in concessione? Ebbene, i primi stanno per essere assegnati e intanto si stanno per aprire i bandi per molti altri. L'offerta turistica in Italia si arricchisce di nuove strutture. Per 11 fari di proprietà del Demanio e della Difesa messi sul mercato sono arrivate decine di offerte da privati, società, associazioni. La gara per la concessione a 50 anni si chiuderà a metà maggio. Gli uffici tecnici stanno passando al setaccio le proposte. L'obiettivo è portare a termine l'operazione assegnando la totalità delle strutture. Il re degli chef, Gualtiero Marchesi, ha presentato una proposta per creare una rete gourmet attraverso 7 fari, i due dell'isola del Giglio e poi Ustica, Levanzo, Ischia, Siracusa e Maiori in costiera amalfitana. Sull'esempio di Capo Spartivento in Sardegna, il primo faro diventato un hotel di charme, potrebbero nascerne altri in Sicilia, come vorrebbe lo stesso imprenditore che ha presentato un'offerta. Particolarmente conteso il faro di Punta Imperatore ad Ischia.